strada che sicuramente intercetta forse di più i gusti del pubblico, quindi è come se chi guarda Mattino 5 potesse sfogliare un quotidiano, potesse sfogliare un settimanale di informazione. Questo vuole essere Mattino 5. Allora, nasce da un'idea che ho avuto io un paio d'anni fa. Avevo voglia di fare qualcosa nella moda, allora ho pensato a un prodotto che potesse essere adatto a tutti, che non avesse un costo troppo importante e che fosse divertente, simpatico e facile. Così è nato Let's Bubble. Dipende dagli anni, perché negli anni ho cambiato un po', però tendenzialmente a quello che la gente segue sui giornali, legge, un po' l'ispirazione è quella divertente, scanzonata, simpatica, l'idea di mettere la bolla della cicca americana sui personaggi famosi, quindi, insomma, è divertente. No, in realtà per adesso no, sono due mondi un po' separati, anche se ho fatto una t-shirt che dice l'unico modo per dimagrire, esatto, credo che oggi sia l'isola dei famosi. Moltissimo, sono una super fan dell'isola, la prima puntata l'ho vista nel lettone con i miei bambini, Mattia e Sofia, è stato assolutamente, anche a letto io continuo. In realtà non si fa ancora per nessuno, ma le tipologie di personaggi, soprattutto il carattere, secondo me devono ancora uscire. Adesso non si sa, non si conoscono bene. Certo, c'è una Simone Ventura straordinaria, quindi sicuramente tifo anche per lei. Ciao TV Zoom, baci!